E bella a tutti ragazzi, io sono Massive Computer Tech e oggi siamo qui con una recensione / unboxing della GTX 660. Questa recensione l'ho fatta ancora tempo fa, quindi si parla di circa mesi fa, con mezzi rudimentali al massimo, quindi ragazzi la qualità del video, soprattutto per quanto riguarda stabilità eccetera, sarà una merda. Quindi ragazzi, cosa dire di questa scheda video? Beh, prima di tutto all'interno troviamo appunto la scheda video, in questo caso è della MSI, con due ventole, le Twin Froze 4. Stavo guardando dietro, poi c'ho il cartello della Twins 4-5. E quindi ragazzi, questa è la Twin Froze 5. Ma è quella della scheda video. Basta. Questa scheda video riesce a darci una potenza per quanto riguarda CUDA Core di ben 960, e il processore ha una frequenza di clock di 980 MHz e il boost di clock di 1000 fino a 1033. In questo caso MSI ci offre già il programmino dedicato appunto all'overclock, quindi non avremo nessun tipo di problema per quanto riguarda, se non siamo esperti per quanto riguarda l'overclock. MSI ci offre questo programmino che è semplicissimo, intuitivo, e in questo caso ci permetterà di fare tutto quello che vogliamo in giro di un click. 2 GB di GDDR5 ed è fottutamente una grandissima figata. Ed è possibile collegare fino a 4 monitor ad una risoluzione massima di 4096x2160. Abbiamo un consumo per quanto riguarda di potenza di 140 watt e comunque il sistema ne richiede 450. Nel PC in cui l'ho montata aveva un alimentatore da 600 watt. Che dire ragazzi, l'ho provata poi su alcuni giochi, l'ho provata su Wolfenstein The New Order e devo dire che il gioco andava fluidissimo, non c'era nessun tipo di problema, nessun tipo di calo di frame. Stessa cosa su Watch Dogs, anche se però diciamo ho dovuto scartare alcune cose perché comunque era sempre un gioco mattone e non era ottimizzato al meglio per quanto riguarda il PC. Ho provato poi anche su Assassin's Creed Brotherhood, sì, non avevo il 4, però ho provato su Brotherhood e comunque è veramente una figata. Questa scheda video riesce veramente a dare il meglio di sé ed è veramente una bellissima scheda video. Quindi ragazzi, questa scheda video è veramente adatta per tutte le persone che non hanno grandissime esigenze per quanto riguarda i giochi, cioè una persona che vuole giocare in Full HD senza aver bisogno di giocare a Ultra, non plus Ultra eccetera, però comunque potete giocare veramente a tutti i giochi in circolazione ora e che usciranno, quindi senza avere tantissimi problemi avete la possibilità di giocare a tutti i giochi. Beh ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi, mettete un bel mi piace e che dire, ci vediamo nel prossimo video e un bel DJ Francesco a tutti.